Buongiorno, benvenuti a questa lezione di senese speciale pesto. Perché speciale pesto? Perché non è solamente una buonissima pietanza, un condimento spettacolare della tradizione ligure. Non è a metafora di come siamo gli altri liguri dentro, del carattere, come è la nostra regione a livello paesaggistico e culturale. Pesto si fa con mortà, pestando, come dire, se ti vedi qualche cosa di buono, ti devi già minare. Un pacheco dentro tutti i profumi, tutti gli aromi della nostra Liguria, dai pin marittimi, ai gè, ai basanghe, a scanigea in scecrese, a ora in freschime du ma, a l'odù dei carruggi quando non che va i maduche a pisciare. Assa grossa, siamo gente un po' già grossa, no? Siamo semplici, parliamo di basanghe, di fonzi, però poi siamo andati in tuffi a capire sfumature, come il De André con la nuova bagaglia, ma poi scriveva delle poesie. Il parmigiano dall'Emilia Romagna e il pecorino da Sardegna, come di a Liguria a sta tra l'Emilia e la Sardegna. Alle attacca l'Emilia dalle montagne e le attacca la Sardegna da un mare. Vabbè, una volta Nughea a Corsica in mezzo ai balli. La cosa bella da Liguria è che alle attacca al continente, ma ti puoi avere le cose belle da Sardegna a livello paesaggistico senza che ti devi pigiare a Tirrenia e poi ti patisci, ti vengono angoscia e ti caci, ti vengono fegati. Io, extravergine d'oliva, senza gusti, frutte particolari. L'euio o l'ha da fa l'euio. No? Come un besagnino l'ha da fa un besagnino e a ciatella l'ha da fa se i cassi se. Poi se che mette il pignè, che fa veramente Liguria, perché sono buoni ma preziosi. Un po' come le figette da Liguria, no? Che sono belle ma ti fanno vedere con binocolo. Per questo che non si che mette enugi. E non ci va bene per tutti, sono come svedesi che per dare un po' di musa su inventare l'emancipazione femminile. L'ultimo ingrediente che foscia è l'ingrediente principale, l'elaggio. Un te dà un senso di responsabilità tu senese, tu ligure. Ti mangi l'aggio, un pesto, dopo che ti l'hai mangiato, ti torna su, ti ricorda che te mangio un pesto. Ti te pigia te responsabilità davanti a digestione intera. Concludendo, tra e donne da Liguria, che ti fa vedere col binocolo, e un pesto che te rinvegne e te porta un show di Mugheno a livelli di rappresentanza, si capisce perché in Liguria che segge un tasso di natività così basso. Cosa si può fare? Importiamo da Mussa da Svezia e esportiamo che là un pesto, così là mangia qualcosa di buono per una volta in ta vita. E qui aggiungiamo l'emancipazione femminile. Buona a tutti! Tarama, 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 tarama